Che scorci, che bellezza! Da Majorana ad Einstein. La voglia di scoprire anche qualcosa che viene da molto lontano. E in una notte estiva come quella di questa sera si possono vedere le stelle. Le stelle che da sempre coronano i sogni degli uomini e talvolta ne punteggiano addirittura la storia. Chi non ha mai sentito di una stella che avrebbe indicato il luogo dove nasceva un bambino, addirittura il salvatore dell'umanità? È solo una leggenda o realmente è successo qualcosa la notte di più di 2000 anni fa? È possibile che esista una traccia su un sarcofago che racconti qualcosa che vale la pena di scoprire? È il 1941 quando a Boville Ernica, un piccolo paese in provincia di Frosinone, viene scoperto quasi per caso un sarcofago paleocristiano antichissimo, risalente al 350 d.C. Da allora si trova nel Duomo di Boville, la chiesa di San Pietro Ispano. Si tratta di un reperto unico perché riporta la più antica scena completa della Natività. Ma soprattutto questo blocco di marmo porta con sé un segreto. Un enigma che forse finalmente è stato svelato grazie alle ricerche di un antropologo dell'Università di Bari. Si chiama Teodoro Brescia. Sulla scena dell'adorazione dei magi sono state individuate delle anomalie. Ne avevano individuate 4-5, da un'analisi più approfondita ne sono emerse oltre 30. Anomalie del tipo deformità dei personaggi o parti mancanti, come ad esempio un personaggio nel quale mancano le gambe nonostante ci sia lo spazio per scolpirle, o un personaggio a cui manca il braccio e si vede direttamente l'avambraccio che sporge dalla spalla. E un'altra forma di anomalie essenziali è quella invece di alcuni fori di dimensioni troppo grandi per essere giustificabili tecnicamente, proprio perché siamo di fronte ad un'opera in cui veniva utilizzata la tecnica del trapano. Ma allora cosa potrebbero rappresentare questi fori scolpiti nel marmo? Attraverso un confronto con le forme delle costellazioni, anche grazie all'ausilio di due diversi software astronomici, è emerso che quelle anomalie, ovvero quelle deformità nei personaggi e quei fori anomali, non giustificabili tecnicamente, trovano invece una precisa corrispondenza con le forme delle costellazioni e con le loro stelle principali, le stelle alfa, nonché con alcuni pianeti. In generale saremo di fronte a 9 personaggi corrispondenti a 9 costellazioni, ovvero l'intera scena sarebbe una sorta di allegoria di una mappa astronomica. Secondo i calcoli di Teodoro Brescia, quello rappresentato sul sarcofago di Boville sarebbe il cielo visibile in una data precisa, l'equinozio di primavera dell'anno zero, ovvero la data esatta non della nascita, ma del concepimento di Gesù di Nazareth. Ma c'è dell'altro. Riportando le costellazioni della mappa all'interno del cerchio dello zodiaco, si evince che i pianeti disegnarono in quella mezzanotte due triangoli, ovvero trigoni, perfettamente inversi. È il famoso simbolo della stella ebraica o stella di Davide, anche detta stella del re dei giudei. Ed in effetti nei Vangeli l'elemento della stella viene descritto proprio in questo modo. I magi giungono a Gerusalemme e dicono: dov'è il re dei giudei? Abbiamo visto sorgere la sua stella. Diversi studiosi sono oggi convinti che i magi fossero degli astrologi venuti dall'Oriente, forse dalla Persia, e che avessero raggiunto Gerusalemme dopo aver osservato attentamente un particolare allineamento planetario, un vero e proprio segno nel cielo. Ma cosa videro esattamente? Il passaggio di una cometa oppure la comparsa di un altro corpo celeste? Da secoli gli esperti si interrogano sul reale significato della stella di Betlemme. C'è chi pensa che il racconto del Vangelo sia solo un'invenzione letteraria e chi invece crede che qualcosa di straordinario possa essere realmente accaduto in una notte di 2000 anni fa, in cielo. Ma soprattutto resta ancora aperta la questione della nascita di Cristo, che secondo il nostro calendario cadrebbe nell'anno zero, ma secondo gli storici potrebbe invece risalire al 4 o al 7 avanti Cristo. Se le ricerche di Teodoro Brescia fossero confermate, il codice scolpito nel marmo del sarcofago di Boville
sarebbe la prova definitiva che la tradizione ha sempre avuto ragione. Gesù di Nazareth sarebbe stato concepito nella primavera dell'anno zero e sarebbe nato proprio nel dicembre dello stesso anno. Naturalmente parliamo dell'anno zero astronomico e non di quello storico. Insomma, un'importante pagina della nostra storia sarebbe stata scritta e raccontata nel marmo.